Danilo Pagliaro, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto qui nel Posto delle Parole, Danilo Pagliaro insieme con Andrea Ceresini, autori del libro Mai avere paura, vita di un legionario non pentito. Chiare lettere, edizione di un libro uscito da pochi giorni, più o meno un mese, e come sta andando? Che cosa ne dicono i suoi lettori, Danilo Pagliaro? Allora, i miei lettori, i nostri lettori, i miei e di Andrea Ceresini sono contenti, sono entusiasti per il fatto che stanno scoprendo la regione straniera così come effettivamente non la si conosce. Tutti pensano che la regione straniera sia una banda di criminali, di assassini, e invece lo scopo del libro è appunto quello di far vedere che non è assolutamente così. Quindi effettivamente da questo punto di vista l'obiettivo è sicuramente raggiunto. Obiettivo raggiunto, perché sulla legione straniera credo, ma anche che per chi parla, per me stesso, un ricco catalogo di fraintendimenti, di storture e poi di effetto romanzato della legione straniera. Leggendo il libro Mai avere paura, la vita di un legionario non pentito, la parte romanzata c'è ancora, giustamente, perché fa parte proprio anche del contesto in cui si vive, ma come ci viene raccontata da Ceresini e Pagliaro è qualcosa di profondamente diverso e nuovo, ed è un libro che è necessario leggere per capire proprio il senso della legione straniera. Ma che cos'è la legione straniera, Danilo Pagliaro? La legione straniera è una parte dell'esercito francese regolare. Noi chiamiamo l'esercito francese le forze regolari, la régulière. La legione straniera è un gruppo di reggimenti che sono inseriti a pieno titolo nelle forze armate francesi. Non siamo, come tanta gente pensa, delle forze speciali, siamo semplicemente un corpo d'élite, perché effettivamente ci sono determinati requisiti particolarmente importanti, particolarmente duri, che bisogna superare prima di poter essere arruolati in legione. Ma vorrei tornare sul discorso anche del romanzo, del romanzato. Ma effettivamente essere in legione straniera, vivere la legione straniera, è in qualche modo un po' romanzato, perché effettivamente ci si trova a vivere la vita d'oltremare, ci si trova a vivere l'Africa per periodi più o meno lunghi in guarnigione, oppure direttamente in foresta, ma la foresta vera, no, quella dei turisti. Ci si trova effettivamente di fronte a delle... Io mi sono trovato davanti a una bambina in un villaggio di Tukul, che quando mi ha visto ha cominciato a piangere terrorizzata, e la mamma mi spiegava che era normale perché era la prima volta che vedeva un uomo bianco. Voglio dire, c'è sempre questo aspetto un po' particolare della vita in legione straniera. L'aspetto particolare che dà oltretutto anche molto fascino alla legione straniera, ma quel che viene raccontato in questo libro è sì da una parte il fascino, perché non vogliamo certamente abbandonare perché questa cosa, ma ci racconta di una scelta di vita importante, ed è una scelta di vita importante perché, diceva poco fa Danilo Pagliaro, quando si è trovato di fronte a questa bambina, perché era in un'azione, ma le azioni che voi preparate, le azioni a cui voi andate incontro, sono azioni di diverso livello, di diversi generi. Noi pensiamo che la regione straniera spesse volte sia un branco di disperati, siano delle persone che vanno in guerra per puro soldo, ma qui il libro è di una importanza fondamentale su questi aspetti, perché ci rivela molte cose in una maniera molto semplice, chiara e nello stesso tempo profonda. Guardi, riguardo il fatto di andare in guerra per il soldo, io non ho nessun problema a dirlo, dopo probabilmente non sono neanche creduto, ma voglio dire, a caso gli stati mi pagano, non è che possa dire quello che mi passa per la testa. Io sono al massimo della mia carriera, della mia scaletta stipendiale, in Francia guadagno 1610 euro al mese. Quando sono in territorio di guerra, di combattimento, in zona operativa, guadagno più o meno 3200 euro al mese, con i premi compresi, con le indennità comprese, con tutto compreso. Quindi l'idea
di andare a fare la guerra e a rischiare la pelle per i soldi, voglio dire, per 3.000 euro al mese, non credo che sia proprio il caso. Sicuramente non è questo il caso, ma è importante Danilo Pagliaro anche puntualizzare queste cose, perché mi rifaccio sempre ai fraintendimenti enormi. Lei in quali angoli del mondo si è spinto con la legione straniera, Danilo Pagliaro? Allora, io ho fatto tanta Africa, sono ancora in servizio, non è che possa entrare in particolari, certamente, in dettagli. Attenzione, appunto, per non dare fraintendimenti, non perché siamo forze speciali, perché siamo servizi segreti o perché facciamo le cose sporche, che più sporche non si può, assolutamente no, perché come militari in servizio, francese o italiano, siamo tutti alla stessa insegna da questo punto di vista, siamo tenuti alla discrezione, quindi determinate cose non è che... Comunque ho fatto tanta Africa. Quando dico tanta Africa vuol dire che sono anche stato a vivere in guarnigione a Djibouti per 2 anni e mezzo e nel canale di Mozambico a Mayotte per 2 anni. Dopo ho fatto delle operazioni che noi chiamiamo delle tornanti di 5 mesi e mezzo in altri posti dell'Africa, dalla Costa d'Avorio alla Repubblica Centroafricana, al Camerun e tanti altri posti. Uno degli aspetti importanti in questo libro, che svela delle cose che forse possono apparire normali, ma è importante sottolinearle, per esempio che la Legione Straniera è un luogo di fanatici ed è esattamente l'opposto, perché la Legione Straniera non ammette protagonismi, non ammette tantomeno il fanatismo. Sicuramente per essere in Legione Straniera, ma anche là bisogna smitizzare questa cosa, per essere nelle forze armate, la legione straniera bisogna sempre tornare alla base, fa parte delle forze armate. Quindi per essere nelle forze armate, che siano francesi, che sia la legione straniera, che siano le forze armate italiane, sicuramente bisogna essere stabili. Stabili emotivamente, stabili psicologicamente. Perché sennò il lavoro del soldato non lo si può fare. Le missioni a cui partecipa la legione straniera sono missioni di protezione del territorio, in questo caso in Francia, per i problemi che ci sono stati in seguito agli attentati, se no sono missioni di sovranità che vengono fatte in varie parti del mondo, in Africa, in Guyane, francesi, in Amazzonia, per cui ci si prova per forza di cose a un momento del nostro servizio confrontati a determinate cose, confrontati a determinate situazioni, per cui per forza di cose bisogna essere stabili. La persona, l'esaltato, come ne trovo tanti, 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 che il loro sogno di fare i tiratori celti, il loro sogno è di fare le operazioni di pulizia del territorio, ma voglio dire, io non so se la gente... magari perderò anche un po' di lettori, venderò meno libri, ma io, sti imbecillotti che dicono delle cose del genere, ma si rendono conto che quando si fa un'operazione di pulizia del territorio lo si pulisce appunto il territorio, cioè è un eufemismo dire lo si pulisce, ci si rende conto che quando si dice io voglio fare il tiratore celto, per carità, è una figura essenziale il tiratore celto, non è la figura brutta, sporca, cattiva, violenta che ci si immagina, è fondamentale sia per quanto riguarda il suo impiego nelle forze armate, sia per quanto riguarda il suo impiego nelle forze dell'ordine. Non bisogna però dimenticare che il tiratore celto spara, e spara per uccidere, non spara per far paura. Voglio dire, tutta sta gente che ha queste visioni completamente falsate dai film, da Rambo, da Platoon, da chi più ne ha più ne metta, è gente che non ha il suo posto in legione straniera e non dovrebbe avere il suo posto nemmeno in una forza armata, perché gente così è pericolosa per se stessa, è pericolosa per gli altri. Ecco, è importante sentire queste parole, pericolosa per se stessa, pericolosa per gli altri, riconducendoci proprio alle parole della domanda sul fanatismo e anche su un certo equilibrio psicologico, perché in questo libro
si è proprio di fronte a qualcuno che ha bisogno di un equilibrio psicologico per fare certe azioni come quelle che vengono raccontate. Se non c'è questo equilibrio, probabilmente vai avanti ad antidepressivi, oppure te ne vai dalla regione straniera. Oppure si suicida, oppure si diserta, cose che succedono. E che non devono ovviamente succedere. Danilo Pagliaro, io in questa lettura del libro, ricordiamo, Edizioni Chiare Lettere, Mai avere paura, abbiamo anche una presenza molto, molto tenera, quella di un regalo di un libro di Isabella Allende. Ce lo vuole raccontare? Sì, certamente. Dopo un periodo particolarmente oscuro, durante una licenza che avevo ottenuto poco prima di, immediatamente prima di partire per Gibuti, ero stato in Italia e lì, in maniera molto particolare, totalmente fortuita, avevo conosciuto questa magnifica ragazza favolosa che dopo è diventata mia moglie. E ci siamo frequentati praticamente 2 settimane, una quindicina di giorni, perché dopo appunto avrei dovuto partire per 2 anni a Gibuti. E prima di partire le volevo fare un regalo, e a me piace tantissimo leggere. Anche questo sfatta la figura del legionario violento, cattivo, ignorante, abbrutito, ma comunque. E avevo letto questo libro di Allende che avevo trovato semplicemente magnifico, Il piano infinito. E quindi proprio i minuti precedenti la mia partenza sono andato con questa giovane donna, con questa ragazza, con Simona, siamo andati in centro di Macerata e sono corso in una libreria per comprare questo libro. E come ho scritto, mi sembra in un'intervista, prima di darglielo ho fatto una piccola dedica nella quale appunto dicevo: beato colui che può morire dicendo ho vissuto in maniera onesta e fedele. Quasi un testamento. È il modo in cui ho vissuto. Adesso non ho la pretesa di essere l'esempio dell'onestà e della fedeltà, tutti hanno i loro problemi, tutti fanno le loro cavolatine più o meno grosse, ma sicuramente i principi ai quali io mi sono ispirato, sia per quanto riguarda la mia vita, sia per tirare sui figli quel poco che ho potuto star loro vicino, è sicuramente che 2 cose fondamentali sono essere onesti e fedeli. Fedeli a se stessi, fedeli a una parola data, fedeli a una firma, poca importanza l'onesto, il fedele. Dai una stretta di mano, bisogna essere fedeli a quella stretta di mano, non è necessariamente la fedeltà del matrimonio, è la fedeltà con la F maiuscola. E la fedeltà alla legione straniera. E la fedeltà a un principio, certamente la fedeltà alla legione straniera, ma fedeltà alla regione straniera, no, nel senso, perché appunto i fanatici sono pericolosi, in qualsiasi modo lo si giri il fanatismo è pericoloso. Fedele alla regione straniera, perché non bisogna mai, mai dimenticare, né io né nessuno dei legionari, che a un certo momento della nostra vita, per tutti i motivi che sono propri ad ogni legionario, ma abbiamo avuto bisogno di arruolarsi in legione straniera. E non bisogna mai dimenticarsi che la legione straniera ci ha accettato. Nel mio caso ha accettato una persona di 36 anni ormai, quindi verosimilmente vecchia per un lavoro come quello delle forze armate in generale e tanto più di un reparto d'élite come la legione straniera, ma sono stato preso. La legione ha giocato su di me, ha giocato, che non si strumentalizzi questa parola, ha fatto una scommessa su di me, ha detto va bene, anche se è vecchio lo prendiamo. Questo non bisogna mai dimenticarlo, perché se oggi io ho una moglie, 3 figli, una casa, la macchina, il mio stipendio, la mia vita normale, magari senza legione straniera sarebbe andata ancora meglio, avrei avuto ancora più soldi, sarei ricco e famoso, non lo so. Quello che è sicuro è che lì dove sono è perché a un certo punto della mia vita qualcuno mi ha detto ok, noi ti prendiamo. E